Ciao amici, oggi andremo a preparare una ricetta che a me piace molto, che è stata praticamente una delle ricette che ho fatto negli anni precedenti che io abitavo in Veneto, esattamente vicino a Verona. E ho imparato questa ricetta, è il risotto all'amarone. Chiaramente noi useremo risotto, per il risotto l'amarone, amarone della Valpolicella. Questa è una bottiglia del 2016. È uno di quei risotti che a me piace tanto. Tanto fare mi piace farlo e mi piace anche mangiarlo, chiaramente. Quindi andiamo con questa ricetta. Gli ingredienti sono, allora, qua abbiamo 80 g di riso, riso Carnaroli, il burro che poi metteremo in freezer perché ci servirà freddo per la mantecatura, il nostro amarone, eccolo qua. È lui, certo che lui. This is Amarone Wine. Vediamo. Quantitativo siamo all'incirca sui 125 ml di amarone per il risotto. E chiaramente il parmigiano per la mantecatura. Andiamo ai fornelli. Ci prendiamo una padella. Chiaramente, allora, qua ho già messo sul fornello il brodo, un brodo di carne. Metterò qua sopra il link del brodo di carne. Allora, io non uso praticamente cipolla o scalogno, perché a me piace il riso in purezza. Se è un risotto l'amarone deve sapere di amarone, non di cipolla o scalogno che sia. Quindi cosa ci facciamo? Tostiamo il nostro riso. Padella, versiamo il nostro riso. Quando sentite un odore di nocciola, il riso è tostato. Ecco, si sente il profumo di nocciola tostata, quindi cominciamo a sfumare. Come sfumiamo questa volta? Aggiungendo il vino per 3 volte. Facciamo asciugare, vedete come si asciuga, versiamo l'altra parte di vino. Facciamo riasciugare e poi aggiungiamo il nostro brodo. Vedete? Si è asciugato di nuovo. Adesso cominciamo con il nostro brodo. Non fate asciugare il riso, quindi aggiungete ogni tanto un mestolino di brodo. Adesso mi è venuta anche un'idea. Facciamo una decorazione per il risotto. Adesso faccio una cialda di parmigiano.
mentre il risotto continua la cottura, andiamo a fare questa cialda di parmigiano. Per fare una cialda di parmigiano prendiamo un pezzo di carta da forno, un coppa pasta e ci mettiamo dentro del parmigiano. La faremo sul microonde. Poco parmigiano. Distribuiamo uniformemente il grana dentro il coppa pasta per formare una cialda uniforme. Togliamo, ecco qua. Adesso mettiamo il microonde. Alla massima potenza per 2 minuti e mezzo. Ecco qua la nostra cialda. Adesso la lasciamo raffreddare e dopo la metteremo sul nostro risotto. Tornando al risotto, è quasi pronto. Guardate che bel colore. Sapete perché è così rosso il colore? È dato proprio dalla sfumatura in 3 volte con il vino amarone. Quindi mantiene proprio il colore del vino. Ci siamo quasi. Assaggiamo per vedere se è giusto di sale. Perfetto. Il riso è pronto. Adesso andiamo alla mantecatura. Aggiungiamo il grana. E il burro congelato. Lo copriamo e per un minuto lo lasciamo riposare. Impiattiamo il nostro risotto. Oh, guardate qua, favoloso. Ci mettiamo la nostra cialda al centro. Eccolo qua, signori, risotto all'amarone con amarone della Valpolicella. Prova dell'assaggio. Ha un profumo. Si chiudo gli occhi, sono a Verona. Cin cin. Una favola, proprio una favola. Questa è la nostra cialda. Sentite quanto è croccante. Se vi piace il video mettete un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva la notifica quando inserirò nuovi video. Ciao, al prossimo video. Ciao Verona. I love you, this wine. Amarone. From Verona.